Buongiorno, buongiorno con noi in questo venerdì 23 maggio 2014, come ogni mattina in diretta per vedere le principali notizie della provincia di Lucca, ma anche quelle nazionali e internazionali e quelle sportive. Sarà una mattinata diversa dal solito perché c'è stato ieri notte lo sciopero dei poligrafici e dunque la maggior parte dei quotidiani non sono usciti in edicola questa mattina. Abbiamo dunque pochi giornali cartacei, vedremo molta rassegna stampa online, soprattutto quella locale. E allora la cronaca era in primo piano nel nostro telegiornale di ieri sera, lo è anche questa mattina sui principali siti di informazione di Lucca. Partiamo ovviamente dal sito di Noi TV, www.noitv.it, ve lo ricordo, tutte le notizie, tutti i video delle principali notizie, però vi ricordo che sul nostro sito internet potete trovare anche tutti i programmi e le rubriche se ve le siete perse e volete riguardarli. Ovviamente anche Buongiorno con noi. In primo piano proprio la rapina alla Banca del Monte, messa a segno ieri a Porcari, e poi la cronaca politica, ovvero il vice sindaco e candidato del centro-sinistra Menesini, che aveva annunciato non partecipo all'incontro di ABC, l'incontro che c'è stato ieri pomeriggio in piazza Aldo Moro, organizzato proprio dal movimento ABC dopo quanto accaduto martedì sera ad Arte, e poi andremo a vedere le immagini proprio del confronto di ieri pomeriggio in piazza Aldo Moro. E poi, fra le altre notizie in evidenza, sempre per la cronaca, vi segnalo questa notizia, che poi ritroveremo anche su altri siti internet: rubati 20.000 euro al Penny Market di Ponte Tetto. Ignoti, mercoledì sera, appunto, sono entrati all'interno del supermercato che si trova a Ponte Tetto, hanno forzato una cassaforte, appunto, e hanno portato via fra i 10.000 e i 20.000 euro, cifra ancora tutta da stabilire, e sul fatto indagano i carabinieri. Andiamo a vedere anche come aprono gli altri due siti di riferimento, lo Schermo e la Gazzetta di Lucca. Allora, lo Schermo.it, che apre ancora con la questione del Summer Festival. Scade proprio oggi l'ingiunzione alla rimozione dei cartelloni pubblicitari, quelli bianchi, quelli che vediamo anche in questa fotografia. Summer Festival, Tambellini ringhia contro D'Alessandro, rispetta la legge ma non la condivide. Si vorrebbe un sindaco più coraggioso, me ne rammarico, il sindaco è questo, ha dichiarato Alessandro Tambellini. E poi più in basso vediamo furto al Penny Market, tagliano la cassaforte con una mola e fuggono con 10.000 euro di bottino. E allora, per quanto riguarda la cronaca, abbiamo visto proprio il servizio in anteprima sul nostro sito internet che ieri abbiamo preparato per questa rapina, e purtroppo è l'ennesimo colpo che si registra in provincia di Lucca nelle ultime settimane. L'uomo che ha agito aveva il volto coperto da una maschera di carnevale. Andiamo a vedere insieme il servizio. È entrato nella filiale della Via Romana della Banca del Monte, travisato con una maschera di carnevale e una barba finta. E armato di pistola, si è fatto consegnare dagli impiegati il denaro contenuto nelle casse, circa 4.000 euro, ed è fuggito. Erano da poco passate le 11 quando il bandito solitario si è presentato alla cassa, pistola in pugno, intimando all'impiegata di svuotare i cassetti del denaro contante. Arraffate le banconote, se n'è andato, probabilmente atteso all'esterno da un complice in auto. Subito è scattato l'allarme e sul posto è giunta una pattuglia dei carabinieri e una del radiomobile, ma del malvivente non c'era più traccia. Poco più di 2 mesi fa, alla medesima filiale, si era presentato un uomo con il volto coperto da un casco da motociclista. Questa volta però gli impiegati non aprirono le porte e l'uomo fuggì poco dopo. E dunque, come vi dicevo, proprio l'ennesimo episodio di cronaca. Non possiamo parlare di allarme, ovviamente, ma insomma, questa stessa filiale era stata colpita poco tempo fa. Vi parlavo del furto al Penny Market di Ponte Tetto. Abbiamo visto che anche appunto i siti
anche lo schermo, poi vedremo Gazzetta di Lucca, insomma ne parlano. Abbiamo anche delle immagini proprio del Penny Market. I ladri prima hanno disattivato l'allarme dell'esercizio commerciale, sarebbero entrati da una porta sul retro forzando il maniglione antipanico, hanno messo a soqquadro gli uffici e poi hanno forzato la cassaforte portando via appunto una cifra che si aggira tra i 10 e i 20, e i 20 mila euro. Su questo fatto indagano i carabinieri. Prima di continuare a guardare la cronaca locale, diamo uno sguardo, vi dicevo, sciopero dei poligrafici e dunque ieri sera appunto i giornali non sono stati stampati se non soltanto alcune edizioni. Abbiamo qua il Giorno che fa parte appunto del gruppo quotidiano nazionale, oggi non è in edicola né la Nazione e né il Tirreno di Lucca, poi magari andremo a vedere che cosa raccontano nella cronaca locale su internet. E allora in primo piano la notizia che, se avete guardato i telegiornali nazionali, ieri occupava diciamo così ampio spazio, anche ovviamente in TV: la mafia entra nel PIL, più 11%. L'Istat, droga, prostituzione e contrabbando, nella stima dei conti la crescita vola, spese per ricerca e sviluppo non saranno più costi ma investimenti. Che cosa è successo? Che da Bruxelles è arrivato l'invito dal prossimo anno a inserire proprio anche le voci che arrivano dalla malavita proprio nel PIL, e questo farebbe schizzare a più 11 il PIL italiano, anche di tanti altri paesi, ma insomma anche quello italiano. Poi leggeremo anche un articolo all'interno. E poi ovviamente in primo piano le elezioni europee, perché da noi si vota domenica, ve lo ricordo, solamente un giorno di voto, ma in alcuni paesi le votazioni, le urne sono già aperte. Europa già al voto, questo è il titolo, alle urne 350 milioni di elettori, seggi aperti in Olanda e Gran Bretagna. E poi a proposito di quanto accade in Italia, a Milano c'è la guerra ancora in corso dei tassisti, sicuramente ne avrete sentito parlare, il Premier loda Uber, straordinario, e ritorna l'attenzione. È un'applicazione appunto che permette alle persone, in qualche maniera possiamo dire così, di aggirare il servizio taxi, e c'è stata nei giorni scorsi, l'abbiamo visto anche sui quotidiani nazionali e l'abbiamo raccontata, la protesta da parte della categoria dei tassisti, perché appunto secondo loro questa sarebbe fuori dalla concorrenza. Continuiamo a guardare il Giorno, vi dicevo di questa decisione di Bruxelles, dell'Europa, che ha detto di conteggiare anche le attività illegali, nel PIL anche droga e prostituzione, così spuntano 150 miliardi in più. Conteggiate le attività illegali, cifre da miracolo economico. Chiaramente tutto questo rimette in discussione i bilanci dei vari stati. Quest'anno tutti i 28 paesi dell'Unione Europea, quindi pure l'Italia, nel calcolo dei conti pubblici dovranno inserire una stima del valore monetario delle attività illegali. Tra queste vanno considerati anche il traffico di stupefacenti, i servizi alla prostituzione, il contrabbando di sigarette e alcolici. Chiaramente questo porterebbe a un aumento, come dicevamo, del più 11,3% della crescita del pool, del PIL, sommando ovviamente anche le stime del governo. Diciamo così, le attività regolari sono date al più 1,3. Vedremo che cosa accadrà, perché sicuramente questa decisione fa discutere, non è condivisa da molte persone, ovviamente. Andiamo a vedere, torniamo alla cronaca locale, la Gazzetta di Lucca, rimbalziamo visto che l'abbiamo prima interrotto. A proposito del Summer Festival e della querel con Mimmo D'Alessandro, c'è questa intervista appunto con Tambellini, le dichiarazioni di Tambellini di ieri: vittima della sovrintendenza, dice il sindaco, a me quelle scritte piacevano. Lo ha deciso la sovrintendenza, dice Tambellini, e il nostro interesse è quello di far rispettare le regole. Poi c'è un editoriale di Aldo Grandi, sempre dai toni molto accesi, come di consueto: Mimmo perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi insomma potete leggere tranquillamente l'articolo se siete interessati. Poi ancora la cronaca: armato di pistola rapina la banca del Monte.
notizie che abbiamo già approfondito, e poi più in basso una intervista che Aldo Grandi, il direttore della Gazzetta, ha fatto con Alfonso Cuarón della serie A tavola col giornalista, questa nuova rubrica, e appunto il premio Oscar per il film Gravity ha incontrato Aldo Grandi all'Enoteca Marcucci di Pietrasanta. Quindi insomma c'è questa bella intervista con il famoso regista messicano, da poco fra l'altro cittadino onorario di Pietrasanta. Ritorniamo alle notizie nazionali, in particolare al caso Scajola, che rimane in carcere e dopo l'inchiesta per il caso Mecenate poi è spuntato l'archivio segreto di Scajola e qui si è aperto una nuova inchiesta, soprattutto sul caso Biagi. Il titolo del giorno: quella scorta negata a Biagi, i PM vogliono sentire Scajola, l'inchiesta di Bologna sui pericoli ignorati dall'ex ministro. Leggiamo l'inizio di questo articolo: si fa sempre più difficile la posizione di Claudio Scajola. La Procura di Bologna, che indaga sulla mancata scorta al professor Marco Biagi, ucciso sotto casa dalle 9 BR il 19 marzo 2002, sta infatti raccogliendo a carico dell'ex ministro degli interni una serie di elementi che potrebbero portare a una svolta dell'inchiesta. Secondo le testimonianze e documenti sequestrati, Scajola sarebbe stato informato dei rischi che correva Biagi, ma li avrebbe ignorati. Vi ricordo, Marco Biagi, ucciso il 19 marzo 2002, c'era fra l'altro già una prima inchiesta, c'è già stata nel 2003 una inchiesta sulla scorta negata a Biagi, che però fu archiviata dalla Procura di Bologna, che adesso ha deciso di riaprire un fascicolo. L'ipotesi di reato è quella di omicidio per omissione. Ieri c'è stata anche la presa di posizione da parte del ministro Alfano: lo Stato non seppe proteggere il professore. Il titolare del Viminale che dice: c'è il dovere di dire la verità, non solo di ricordare. Pericolo segnalato. Sacconi che dice: sottovalutate dalle istituzioni le analisi rigorose dei servizi segreti. Ovviamente, insomma, questa è davvero una vicenda che continua a far discutere. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora con le notizie nazionali e internazionali, con la cronaca locale. Vi proporremo anche alcuni servizi proprio del TG Noi, soprattutto sulla politica, perché ormai manca davvero poco alle elezioni europee, ma soprattutto insomma per la provincia di Lucca, per le elezioni comunali domenica al voto. Tanti comuni del nostro territorio. A fra poco.